Ok, perfetto. Grazie mille per l'invito. Se non si sente, si sente dall'accento, sono di origine israeliano. E quando mi chiedono, ma perché abiti a Teramo in Abruzzo? Gli faccio vedere la campagna, la qualità di vita è proprio la base di cultura territoriale. Questo qui, le zone montane, le zone marginali, che producono quelle eccellenze produttive italiane, rinomate per tutto il mondo, sono anche la base per tutta una serie di impatti, di ambienti e di biodiversità molto importanti e rete culturale molto particolare. Questo non solo una cosa marginale e lontana, questi sono 200, quasi 200.000 aziende che vivono e lavorano in questi territori. Il problema è che loro adesso devono rispondere al mondo moderno. E qui vedete una traduzione che ho fatto di un pastore, però potete immaginare che era molto più colorata quello che ha detto. In pratica, loro non riescono a competere con grosse industrie o zootecnia avanzata perché devono stare tutto il giorno lì al campo, guardare che all'animale non succede niente, ma anche che l'ambiente e il pascolo stesso non si degrada. È proprio qui dove entra il nostro prodotto, il nostro progetto LEAF. È un sistema che riesce a tracciare l'animale individualmente utilizzando un tag auricolare, con stazioni in campo, ricavare i dati dell'animale e trasmetterli al pastore già elaborati con intelligenza artificiale. Questa libera non solo il tempo, ma anche raffina molto di più la capacità di identificare tanti problemi come salute o benessere. Inoltre, integriamo dati satellitari già esistenti per controllare la qualità di pascolo e monitorare l'andamento del territorio, se l'attività del pastore migliora o degrada, e così possiamo darlo comunque indicazione. Infine, visto che noi abbiamo i dati della produttività animale, abbiamo i dati della captazione di carbonio di tutto un modello matematico basato in tempo reale per dare indicazione al pastore di come gestirlo meglio per creare captazione di carbonio. Se va tutto bene, se lui segue i nostri protocolli, riesce in media all'anno a catturare intorno a 5 tonnellate di CO2 all'ettaro, che utilizzando i carbon calculators attuali intorno a 200 euro all'ettaro all'anno, che per un pastore non è poco. Infine, visto che ha fatto tutto questo lavoro, ha messo in pieno tutta questa attività, dà tutto questo lavoro, valore al comune, possiamo comunicarlo direttamente al consumatore finale con un QR code, così che il prezzo del prodotto finale rispecchia tutto il lavoro e il valore che è stato dietro. In termini pratici, tutta questa storia, che significa per un'azienda agricola? In questo caso Leconello è uno dei nostri partner, significa di ridurre più di 5.000 euro di spreco di risorse, soprattutto di farmaci e mangime, che poi lui va a trattenersi per un costo relativamente minimo. Se riesce a seguire il nostro protocollo di carbon credits, sono inoltre 4.000 euro di guadagno netto, di fronte a quasi 30.000 euro, che questo è il suo ciclo totale. Insomma, 20% di aumento di efficienza utilizzando i nostri sistemi. Come vedete, li stiamo già provando in campo e i feedback sono molto positivi, soprattutto dal punto di vista di utilizzo di antibiotici per allevamenti biologici, perché loro non possono utilizzarli a tappeto, il nostro sistema permette utilizzo target e spreco di risorse per le aziende piccole. Quando parlo di questa cosa, sempre c'è l'immagine di piccola cascina in montagna. La verità è che il mercato è molto grande. In Italia, più di 60% del territorio è basato sul pascolo e piccola produzione, con un valore di oltre 400 milioni di euro. In Europa, tutto quello che vedete in rosso e verde sono produzioni di base di pascolo. Allora, il mercato per questo prodotto è sempre in aumento. Dal punto di vista di sostenibilità, come avete visto, non facciamo un target di un singolo fattore, inquinamento o utilizzato di pascolo, ma il nostro target è olistico. Lavoriamo sul terreno, sull'ambiente, sulla popolazione, le capacità, qualità di vita e la sostenibilità economica per mantenersi in piedi. Il modello di business è molto semplice: lavoriamo prima con gli allevatori, che sono i prosumers, creando la database, e ulteriormente con gli enti locali come la ASL o enti che certificano attività di carbonio e servizi ecosistemici dell'agricoltura. Il nostro go-to-market è basato su penetrazione capillare. Con i nostri partner a livello locale, che sono aziende agricole o istituti agrari, a livello regionale o nazionale, che sono centri di ricerca e enti non profit, o la CIE, e a livello internazionale sono enti della Commissione europea, partner industriali e centri di ricerca israeliani.
La nostra crescita e go-to-market è molto semplice. Stiamo adesso concludendo la fase di POC. Sono 2 anni di ricerca e sviluppo per validare le tecnologie e stiamo iniziando a crescere. Il nostro obiettivo è entro 2023 avere 20 aziende attive che fungono come aziende pilota per far vedere quello che stiamo facendo, per poi scalarli ancora di più il 2024 e diventare internazionali il 2026. Dal punto di vista di competizione, abbiamo poco competizione tecnica, ma un po' più competizione a livello concettuale, sono mercati, eccetera, però nessuno fornisce questa visione completa che possiamo dare noi. Nonostante il nostro team è piccolo e giovane, abbiamo i boots on the ground che ci dà un vantaggio competitivo molto forte, che ci ha permesso di depositare il brevetto e fare bootstrapping fino ad ora, vincendo tutta una serie di premi che ci hanno permesso di fare sviluppo in-house di tutta la tecnologia. Per concludere, perché Regrowth? Perché vogliamo rigenerare l'attività di piccole imprese agricole, rigenerare e ricrescere la comunità rurale, rifondare l'ecologia locale e collegare la connessione tra cibo e produzione in maniera organica. Come diciamo da Regrowth, the future is small, smart and sustainable. E se volete vedere questa cosa in azione, venite alla nostra azienda pilota che sta attivando adesso. Grazie mille. Se ci sono domande per Sì. Ci sta con me Michael, anche come si dice il tuo nome, Michael o Michael? Michael, ci sta con me anche il socio e l'ingegnere, allora ho tolto le cuffie così vi può rispondere. Va bene. Ci sono domande? Sì, se posso. Una domanda, Michael, complimenti per la presentazione. Da un punto di vista di tecnologia, se potevi spiegarmi un po' meglio in che modo il sensore o l'oggetto che posizionate sull'orecchio, se non ho capito male, dell'animale riesce a raccogliere e a trasferire poi tutti quanti i dati, inclusi anche i dati relativi al terreno o al peso Corretto. dell'animale. Questo non ho capito come funziona l'RFID per poter Allora, raccogliere e dare questi dati. E dall'altra, qual è eventualmente il vostro competitor principale, qual è la differenza rispetto a lui? l'RFID non raccoglie dati, è una cosa più semplice, non so se si vede con il filtro, è un tag banalissimo che adesso è anche obbligatorio e identifica l'animale. Quello che raccoglie i dati è la stazione che vedete in campo, che è munito di una bilancia a pressione, sensori di attivazione, sensori ambientali e altri componenti, che quello raccoglie il dato. L'animale stesso porta su di sé meno di 1 euro di tag identificativo e basta. Quando lui passa nei passaggi obbligatori, per esempio per andare da bere, andare a mangiare, andare alle cali di sale, o entrare in stalla, va misurato, va pesato, va controllato il numero di attività che fa al giorno. Questo dato poi lo confrontiamo in confronto a tutti gli altri animali, ma anche i standard di salute, e di là estraiamo il dato. Allora, la parte più economica paradossalmente è il wearable. E questo proprio mi porta alla seconda domanda. Questo è che ci differenzia da maggior parte dei technology providers, che loro vogliono mettere il data generator, il wearable sull'animale. Questa costa tantissimo. Collari per le vacche, microchip, cose simili. Ognuno di questi costa intorno a 240, da 240 a 1300 euro a collare. Noi che vogliamo proprio fare la nostra tecnologia accessibile, abbiamo risolto questa cosa utilizzando tag molto economici e una stazione in campo che ha il valore effettivo e le capacità tecniche. Se vuoi che nomino specifici, per esempio Paspol.it, per virtual fencing sono compagnie che utilizzano collari portatili per le mani. Questi sono gli unici che competono a livello tecnico nel questo settore. Grazie. Bene. Io avevo un'altra domanda. Il pastore non lo licenziano però, vero? No, anzi, Ah, ok. anzi, tutta l'idea è che il pastore adesso con questa cosa ha più tempo di fare quello che noi definiamo adesso l'azienda agricola. Perché i contadini a livello legale non esistono, sono tutti aziende agricole, sono tutti gestiti, c'è una pressione gigantesca di farli comportare come aziende. Però come qualcuno può essere imprenditore se passa 12 ore a lavoro? Questo lo libera il tempo di fare tutte le cose che non riesce mai a fare, anzi, lo professionalizza pure. Nel senso, lo permette di competere con stalle dove ci sono 3 veterinari, 4 tecnici, e un manager allo stesso livello. Sì, io ho una domanda da remoto, scusate, mi sentite?
Sì, sentiamo bene. Una domanda è questa, siccome i pascoli sono localizzati in aree dove la rete è un po' debole, come potete, spesso, ripeto, magari in montagna, come gestite questa situazione? Grazie mille per la domanda, perché mi permette di parlare di un grosso vantaggio competitivo nostro. Noi abbiamo dentro dei sistemi IoT un sistema mix di LoRa, GSM, comunicazione satellitare, che permette proprio questo tipo di contatto. Rimbalziamo i dati dalle montagne con il LoRa, che sono radiofrequenze certificate di bassa frequenza, nei posti dove già c'è la rete fissa. Adesso stiamo anche lavorando per farlo direttamente con comunicazione satellitare, che non richiede l'esistenza di rete fissa e può lavorare ancora più in remoto, è standard internazionale. Però è stato un lavoro di un anno e mezzo di ricerca di creare proprio questo protocollo di comunicazione che permette di gestire i dati e ci dà un vantaggio molto forte, perché altri fornitori di servizio richiedono internet presente. Poi tutto è sostenibile, perché il pannello solare che fornisce il sistema, utilizzo di dati minore, attivazione, risparmio energetico, è autosufficiente. Questo è il nostro obiettivo, di farlo autosufficiente e autosostenibile in campo. Grazie mille. Se non ci sono altre domande da remoto qui in sala, congediamo Michael e lo ringraziamo per la sua presentazione. Grazie mille.